Immaginiamo che lo Stato italiano sia di fronte ad un default. Per evitarlo, oppure per ridurne l'impatto finanziario, decida di vendere del territorio nazionale. Quindi vendita di territorio nazionale per abbattere il proprio debito pubblico. Gli unici territori che potrebbero essere venduti minimizzando la perdita nazionale sono le due isole maggiori, Sardegna e Sicilia. Incominciamo ad immaginare, partendo dalla Sardegna, che è il pezzo di territorio nazionale più piccolo. Che cazzo si comprerebbe la Sardegna e la Sicilia? Quanti miliardi di euro potrebbero valere le due grandi isole? Probabilmente l'unico soggetto che potrebbe essere interessato alla Sardegna potrebbe essere la Francia, sia per tutelarsi dell'esposizione dei 290 miliardi di titoli italiani classati nel sistema finanziario francese, sia perché la Sardegna potrebbe essere inserita nel Dipartimento Corso come prolungamento geografico. La Sardegna ha una superficie di 24.100 km² con una popolazione di 1.5 milioni. Ha un PIL regionale di 33.9 miliardi, il PIL pro capite regionale di 20.900 euro, approssimativamente un 35% in meno rispetto al PIL medio italiano pro capite che è di 32.368. Una realtà geografica ed economica poco diversa dalla Corsica, che è più piccola, superficie di 8.722 km², con una popolazione di 343.000 abitanti, con un PIL regionale di 11 miliardi e un PIL regionale pro capite di 32.069. Ecco, il PIL pro capite regionale di Sardegna e Corsica sono simili, per quanto il PIL pro capite regionale della Sardegna sia inferiore a quello corso di circa un 34%. Le attività economiche principali sarde sono simili a quelle corse. La Sardegna potrebbe essere valutata a criterio di rendita perpetua pari a W uguale R su I, quindi sostituiamo con R il PIL regionale annuale prodotto, quindi 33.9 miliardi diviso I. Per il tasso di interesse prendiamo il TUS, tasso ufficiale di sconto della BCE, attualmente al 4.25%, e il risultato è di 797 miliardi. Poiché l'esposizione francese in titoli Stato italiani è di circa 290 miliardi, ma la Sardegna varrebbe 590 miliardi, ossia molto di più dell'esposizione finanziaria francese sul debito pubblico italiano, allora si potrebbe immaginare che Francia inglobi la Sardegna come nuovo dipartimento sardo corso. L'Italia annullerebbe i 290 miliardi di debito pubblico italiano classato in Francia. La Francia, con un'offerta pubblica di scambio, sostituirebbe i titoli di Stato italiani che sarebbero stati annullati ma classati in precedenza in Francia di investitori privati, e quindi la Francia li sostituirebbe con titoli di Stato francese. Poi la Francia erogherebbe all'Italia un saldo di 507 miliardi, un importo fittizio che sarebbe girato a BCE, la quale annullerebbe un equivalente importo di debito pubblico italiano già presso BCE. Ecco, la Francia di fatto acquisterebbe a sconto del 36% la Sardegna a causa dell'elevato classamento del debito pubblico italiano presso investitori privati francesi. L'Italia da 3.000 miliardi di debito scenderebbe con la vendita della Sardegna circa 2.210 miliardi di debito pubblico, circa il 115% il rapporto debito-PIL, facendo perno sul 2022 PIL Italia per 1.909 miliardi. Il debito pubblico italiano sarebbe ancora troppo alto, 2.210 miliardi, per essere ripagato, quindi occorrerebbe vendere anche la Sicilia. Sicilia ha una superficie di 25.832 km², 4.7 milioni di popolazione, un PIL regionale da 86.9 miliardi, il PIL regionale pro capite di 17.400 euro, circa il 46% in meno rispetto al PIL medio italiano pro capite. Ecco, l'economia sicula è un polmone asfittico, un buco rosso supermassivo. La Francia non vorrebbe comprarsi una roba simile, bastandole la Sardegna per compensare l'esposizione italiana. Inoltre, considerando gli alti numeri della Francia in possedimenti stranieri, si veda i dipartimenti oltremare, oltre al possente dispositivo militare francese, ecco, la Francia non avrebbe difficoltà ad abbassare rapidamente il proprio debito pubblico, sia conferendo assets militari quanto vendendo dipartimenti oltremare, nonostante l'acquisto della Sardegna. I problemi sarebbero tutti in testa all'Italia.
l'Italia ha pochissimi possedimenti da vendere, ha un dispositivo militare che è inefficace e vale militarmente assai poco. Inoltre l'Italia ha un altissimo debito pubblico. Che cazzo mai si vorrebbe comprare il buco rosso supermassivo dalla Sicilia? In Europa probabilmente nessuno vorrebbe acquistarsi la Sicilia. Gli USA non sarebbero interessati. La Russia potrebbe essere interessata per ragioni strategiche di basi militari nel Mediterraneo. Ma probabilmente USA e NATO impedirebbero l'acquisto come violazione del trattato. La Cina potrebbe essere interessata come possedimento ed hub commerciale e militare nel Mediterraneo. Ma probabilmente USA e NATO impedirebbero l'acquisto come violazione del trattato NATO. Forse, dico forse, ci sarebbero solo i petrolarabi. Gli unici ad avere i danari, il nulla osta politico NATO, quanto un possibile potenziale interesse potrebbero essere i petrolarabi, ricordando l'epoca quando la Sicilia era musulmana nell'VIII secolo d.C. Quanto cazzo varrebbe la Sicilia? Ecco, applicando lo stesso criterio di rendita perpetua, W uguale R su I, con R ci sostituiamo il PIL regionale annuale della Sicilia per 86,9 miliardi e lo dividiamo per I, per il tasso ufficiale di sconto della BCE al 4,25%, otteniamo 2.044 miliardi. Ecco, il polmone marcio siculo varrebbe circa 2.044 miliardi, basterebbe all'Italia vendere anche la sola Sicilia, ammesso che i petrolarabi se la volessero comprare, appunto per raddrizzare il debito pubblico italiano, che ne rimarrebbe dopo la vendita della Sicilia appena 166 miliardi di debito pubblico italiano residuo, appunto dopo la vendita della Sicilia. Ci sono altre regioni che forse l'Italia potrebbe vendere, escludendo le due grandi isole, per minimizzare la perdita di territorio e massimizzare l'entrata finanziaria? Bah, forse la Valle d'Aosta, forse il Trentino Alto Adige, forse il Friuli Venezia Giulia, ma non è detto che esistano compratori per quelle regioni italiane. Probabilmente la popolazione della Valle d'Aosta potrebbe essere felice di poter diventare cittadina svizzera e o francese, ma non è detto che la Francia e la Svizzera siano interessate all'acquisto. L'acquisto del nuovo territorio pagato a caro prezzo in miliardi di euro non modificherebbe la situazione geografica francese in modo sostanziale e non fornirebbe nessuno sbocco al mare alla Svizzera. Probabilmente una parte della popolazione del Trentino Alto Adige sarebbe felice di entrare a far parte dell'Austria, ma non è detto che l'Austria sia disposta a comprarsi il Trentino Alto Adige, quanto a ricoprire di privilegi finanziari la popolazione altoatesina, così come ha fatto lo Stato italiano dal 1947 con un'autonomia regionale. Il Trentino Alto Adige tuttavia non fornirebbe all'Austria un sostanziale vantaggio economico, dato che l'Austria rimarrebbe sempre un enclave continentale senza uno sbocco al mare. Probabilmente l'unica regione che potrebbe solleticare qualche interesse nel possibile acquirente austriaco potrebbe essere il Friuli Venezia Giulia, dato che quel territorio fornirebbe un sostanziale allargamento geografico ed uno sbocco al mare all'Austria. PIL regionale del Friuli Venezia Giulia di 39 miliardi annuali per una superficie di 13.605 km quadrati con una popolazione di circa 1 milione di persone. Applicando la valorizzazione dell'area con il solito criterio della rendita perpetua, W uguale R su I, sostituiamo con R con il PIL regionale annuale del Friuli Venezia Giulia di 39 miliardi, dividiamo per il tasso di interesse di BCE attualmente al 4,25%, troviamo 917 miliardi, un prezzo di acquisto estremamente alto per l'Austria. La situazione finanziaria austriaca è quasi ottimale, 70% debito su PIL per circa 348 miliardi di debito pubblico. Ma perché l'Austria, come Stato nazionale, potesse ottenere uno sbocco al mare, un incremento della sua superficie ed un'espansione della popolazione, ecco, l'Austria dovrebbe investire circa 917 miliardi per acquistare il Friuli Venezia Giulia. Probabilmente l'investimento per l'Austria sarebbe troppo elevato, oltre che complicato e molto costoso da gestire nel tempo, nonostante le grosse prospettive economiche nell'ottenere uno sbocco al mare per l'Austria. La totalità della popolazione friulana infatti non parla l'austriaco. La gestione dei problemi sociali, giuridici, politici
dopo l'acquisto, che non sarebbe una richiesta spontanea della popolazione del Friuli Venezia Giulia, ecco, potrebbe essere troppo complicata per l'Austria. È forse più probabile immaginare un possibile interesse austriaco limitato solo alla città di Trieste, quanto ad uno stretto lembo di terra friulana che permettesse di collegare l'Austria al mare, evitando così l'acquisto dell'intera regione Friuli Venezia Giulia. Quindi, anche se vi fosse la volontà politica italiana di alienare il Friuli Venezia Giulia, molto probabilmente non troverebbe acquirenti in ambito europeo e resterebbero invariati i dinieghi in atto di vendita a Cina e Russia. Ecco, come si vede in questo immaginario, esempio fantapolitico, gli spazi di vendita di territorio nazionale per l'Italia sono minimi, a differenza di Francia e Spagna. Attenzione, la sola vendita della Sardegna per impattare sul debito pubblico italiano non servirebbe l'Italia, che andrebbe comunque a default differenziato per un importo di circa 1.214 miliardi. Tale importo di default però si spalmerebbe in una grossa fetta, anche sul risparmio gestito ed amministrato da italiani, perché la vendita della Sardegna avrebbe ridotto gli impatti negativi sull'estero, avendo abbassato percentualmente il classamento del debito pubblico italiano all'estero. L'unica soluzione per lo Stato italiano, ammesso che i petrolarabi avessero intenzione di comprarsi la Sicilia, sarebbe alienare solamente l'isola più grande, ossia la Sicilia. Se però non si fosse disposti a venderla e o non vi fossero acquirenti possibili per l'isola, allora, ecco, per evitare un default, si potrebbe pensare ad una scissione politica dell'Italia: Repubblica Italiana Federale, Nord e parte del Centro, Repubblica Democratica Italiana, Sud e parte del Centro. Le due nuove entità istituzionali, nate con una divisione consensuale, come fece la Cecoslovacchia, che ebbe a trasformarsi in Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca, ecco, la Repubblica Federale Italiana e la Repubblica Democratica Italiana si ripartirebbero a metà l'enorme montagna residuo di debito pubblico italiano per circa 1.105 miliardi a testa. In tal modo il debito pubblico residuo peserebbe circa il 50% in meno per i due debitori, dato che se ne dovrebbe ripagare solo la frazione per raggiungere il target del 60% debito PIL. Ecco, da questo esempio astratto si capisce che se l'inevitabile collasso non sarà gestito, l'alternativa sarà un collasso rapido che produrrà una nuova realtà completamente diversa da quella attuale. Purtroppo il collasso non è evitabile nel XXI secolo, perché il popolo italiano ha vissuto dal 1980 con Craxi una corsa folle al debito pubblico italiano, come se non ci fosse stato un domani, senza che mai i politici italiani e Chiesa Cattolica avessero preparato l'Italia alle minacce del XXI secolo. L'unica cosa che i politici italiani e ladri stupidi e Chiesa Cattolica hanno pianificato per il popolo italiano è la gioia del martirio nel XXI secolo. La gioia del martirio è quello che il popolo italiano avrà nel XXI secolo, non essendosi preparato alle minacce del XXI secolo. Eccoci qua. Questa puntata termina qua. Se volete andare a espandere appunto il tema chi cazzo si comprerebbe la Sardegna e la Sicilia ed espandere altre bloggate di natura economica, giuridica e finanziaria sulla crisi finanziaria e il collasso dell'Italia, trovate tutti i link nella mia bloggata. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.